Salve a tutti, in particolare agli radioascoltatori di Radio Luce e a coloro che ci seguono in Radio Luce TV. Sono qui per un augurio di Natale e ho pensato che l'augurio più bello potesse essere proprio quello di vivere un Natale nella dimensione interiore della festa. E quindi un augurio di non lasciarsi prendere e catturare da quelli che sono semplicemente degli appetiti esteriori, quelli della pancia, con tutti i cenoni e i panettoni che ci sono a disposizione, oppure semplicemente estetici, ma che sia davvero l'attesa della venuta di Gesù, in modo che quello che Gesù è venuto a portarci nella sua vita possa davvero attecchire e prendere forma dentro di noi, nella nostra vita, perché tutto quello che viene da Gesù, e anzi potremmo dire solo Gesù ci insegna a vivere, mentre tutto il resto un po' alla volta si spegne e si consuma. E un pensiero particolare lo vorrei dedicare proprio ai bambini, perché se Gesù viene, viene in particolare in modo speciale per voi, perché la vita di Gesù diventi la vostra vita. E allora sono qui anche di fianco a questo fuoco, e mi pareva bello anche poter accendere questa luce quasi in ricordo di questo proprio Natale, e che questo fuoco non sia solo un fuoco che si spegne, ma che sia la luce di Gesù che rimane accesa nella nostra vita. E quindi buon Natale a tutti, e un pensiero particolare a coloro che sono malati, anziani nelle nostre case, e a coloro che sono lontani dal paese di San Zenone, emigrati da qualche anno o anche da tanti anni.